Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative e ai ballottaggi. Tra pochi giorni dunque si tornerà alle urne anche a Roseto degli Abruzzi, oltre agli altri quattro comuni che andranno al secondo turno. Chiaramente si dovrà eleggere il nuovo sindaco. A Roseto nessun apparentamento ufficiale. La sfida è fra il polo civico di Mario Nunes e il centrodestra di William Di Marco. Al primo turno entrambi i candidati sono stati premiati dal voto disgiunto. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Meno 3 giorni alla seconda apertura delle urne per il rinnovo dei consigli comunali di 5 comuni abruzzesi. A Roseto degli Abruzzi si sfideranno Mario Nunes, sostenuto da una coalizione civica, e William Di Marco, candidato del centrodestra. In vista del ballottaggio, nel comune del Teramano non c'è stato alcun apparentamento ufficiale. L'incognita è su chi ricadrà quel circa 50% di preferenze ottenuto dai candidati sconfitti al primo turno. Nessuna pubblica indicazione di voto da parte dei candidati Ciancaione e Ginoble, mentre il centro-sinistra del sindaco uscente di Girolamo appoggerà Nunes. Ovviamente ci siamo aperti dal primo giorno ad un apparentamento con i cittadini e non con i partiti, un apparentamento fatto sui programmi, e il nostro è un programma ampio, certificato e sicuramente avvincente per la città di Roseto, un apparentamento fatto sulle persone e il mio essere persona tra le persone, come mi definiscono i miei candidati e le persone che mi sono vicine, credo che riuscirà ad attrarre molti consensi. Per noi un apparentamento l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto proprio con il popolo, nel senso che nemmeno con la gente che ha un'accezione abbastanza, se vogliamo, ristretta. Invece il popolo è proprio quell'interagire con le persone e far capire in questo secondo turno i programmi, certamente, quelli sono i progetti, certamente, ma anche da chi siamo, da dove veniamo e che cosa abbiamo fatto per Roseto in passato. Entrambi i candidati sono stati premiati dal voto disgiunto. Nunes, infatti, al primo turno ha conquistato il 30,65% dei voti, mentre la sua coalizione si è fermata al 29,72%. Di Marco ha ottenuto invece il 22,13% delle preferenze, circa 2 punti percentuali in più della coalizione di centrodestra. Ovviamente quella differenza ci ha fatto entrare nell'ultima tornata, cioè quella appunto che decreterà chi sarà il sindaco per i prossimi anni, per 5 anni qui a Roseto. La presenza di 328 candidati consiglieri, 21 liste, 5 candidati sindaci ha disorientato l'elettorato, che ovviamente si è trovato ad esprimere una doppia preferenza, quella sulla persona a lui più vicina rispetto a parentele, piuttosto che a stima, a rapporti, perché Roseto è una città ma è al tempo stesso un paese, e quella poi sul futuro, e quindi la scelta sul candidato sindaco era una scelta importante. La grande stima e la grande responsabilità che questa stima mi dà è concretizzata anche in queste quasi 600 preferenze che vanno a sommarsi alle comunque tantissime preferenze che le mie liste hanno preso. Dialogo e decoro sono le priorità, qualora fossero eletti sindaco, rispettivamente di Nunes e Di Marco. La prima ordinanza che firmerò, ho detto in maniera molto, diciamo, singolare, è quella del dialogo, cioè metterci in una posizione di confronto con le opposizioni, in una posizione di apertura verso i cittadini, una posizione di apertura verso la comunità. Se proprio dovessimo scegliere qualcosa che deve partire da subito, è il senso del decoro di Roseto. Noi siamo partiti da un concetto di tipo culturale. La nostra, oltretutto, la lista personale del sindaco si chiama tuttora Identità Culturale Rosetana, è fondamentale. Se noi partiamo dal senso culturale che sviluppa il senso di bellezza, non possiamo che riprendere in mano il decoro, soprattutto negli ultimi anni questo decoro è stato abbandonato ed è stato abbandonato soprattutto la manutenzione. Adesso ci spostiamo a Lanciano, dove potrebbe esserci un ricorso del centrodestra sul voto nel primo turno. Lo scarto minimo che non ha consentito la vittoria di Paolini potrebbe tenere sotto giudizio anche il risultato di lunedì. Nel frattempo si accende la sfida nelle ultime 48 ore di campagna elettorale ed è caccia alla preferenza. Vediamo il servizio.
È la più classica sfida nel solco del bipolarismo, quella di Lanciano, dove centrodestra e centrosinistra si affrontano al ballottaggio per la carica di sindaco. Filippo Paolini, già primo cittadino per due mandati in passato, contro Leo Marongiu, presidente uscente del Consiglio Comunale. Un testa a testa che vede in vantaggio, secondo i dati del primo turno, Paolini, che ha sfiorato il 50% dei voti, mentre si è fermato poco sopra il 42% delle preferenze Marongiu. Ma proprio la manciata di schede che non hanno consentito al candidato conservatore di vincere nella prima tornata e il successivo controllo chiesto dal centrodestra potrebbero tenere subiudice il risultato. Infatti Paolini è intenzionato a fare ricorso, anche se auspica una vittoria sul campo. Faremo copia conforme degli atti, quella relativa ai sindaci già l'abbiamo acquisita perché la copia va assunta in comune e dopo insieme agli amici valuteremo se preparare o meno questo ricorso. Ricordo che ci sono 30 giorni da quando c'è la pubblicazione di questi dati, adesso pensiamo a domenica e lunedì, bisogna tornare a votare, questo ci interessa, fondamentalmente ci interessa vincere sul campo. L'obiettivo del centrodestra, che non ha fatto apparentamenti, è riportare gli elettori alle urne e convincere gli indecisi. Penso che uno strumento così importante come quello del voto è l'unica forma espressione di libertà che ci è rimasta, per cui io mi auguro che tornino a votare anche tutti quelli che l'hanno fatto nel primo turno e che naturalmente vadano a votare anche astensionisti. Nello schieramento che appoggia Leo Marongiu nel frattempo, ampliatosi con l'ingresso dei 5 Stelle che hanno fatto l'apparentamento, c'è fiducia nel ballottaggio. L'obiettivo minimo di accedere al secondo turno è stato centrato, seppure per un soffio. Per il centrosinistra, dunque, la partita per riconquistare il comune per 10 anni a guida Pupillo è apertissima. Assolutamente sì, l'obiettivo era lasciarli un voto sotto il 50%, ci siamo andati molto vicini perché dopo al secondo turno al ballottaggio la gara è completamente diversa, il voto si libera, non ci sono più relazioni pericolose, relazioni clientelari, amicali, parentali. Dove cercherete di convincere i lancianesi a votarvi? Beh, innanzitutto sulla motivazione e sulla velocità di esecuzione dei progetti che stiamo raccontando alla città. Vedete, mentre da una parte c'è chi continua a raccontare appena vincerò le elezioni, se le dovessi vincere entrerò al comune, verificherò la macchina comunale, parlerò con i dirigenti, metterò tavoli, io sto dicendo tutt'altro. Appena vinciamo ci impegniamo subito su 4 temi importanti: lavoro, salute, barriere architettoniche, grandi eventi per i più giovani e soprattutto la risoluzione dei problemi. Problemi dell'acqua. Ancora la politica, andiamo a Pescara, dove il centrosinistra polemizza con l'amministrazione comunale che nel giorno della manifestazione di Roma contro tutti i fascismi ha concesso alla sala consiliare per presentare un libro di Edda Negri Mussolini, nipote del Duce. Il presidente del Consiglio Comunale Antonelli spiega il senso della iniziativa che comunque sta davvero animando il dibattito politico nel capoluogo adriatico. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Polemica a Pescara da parte del centrosinistra che critica l'evento calendarizzato per sabato 16 ottobre a Palazzo di Città per la presentazione del libro di Edda Negri Mussolini, nipote di Benito Mussolini, che presenterà la sua ultima pubblicazione dedicata alla nonna Rachele Mussolini. Il centrosinistra ricorda infatti che nello stesso giorno a Roma ci sarà una manifestazione contro tutti i fascismi dopo l'assalto subito dalla sede della CGIL. A Pescara si fanno passare per innocue delle azioni che invece non hanno niente di innocuo, ma sono studiate alla perfezione per far passare subdolamente alcuni messaggi che in realtà sono chiari. Questo è un esempio, il problema non è il libro, non è solo il libro di una nipote che racconta della nonna, il problema è che questa nonna era la moglie di Mussolini e il problema ancora più grande è che viene presentata da un'associazione che non conosciamo, che ha un nome che mi fa sorridere, un nome particolare, ecco, che ha un nome particolare, con, diciamo, circondata da motti d'annunziani, un APS, si presenta come un'associazione di promozione sociale, ma non è ben chiaro veramente qual è l'obiettivo dell'associazione o quali sono gli obiettivi di questa associazione, quindi chiediamo di fare luce, oltretutto, ripeto, un'operazione che mi sembra
sembra un'operazione di revival nostalgica, nello stesso giorno della Shoah di Roma e della manifestazione contro i fascismi, io non credo sia opportuno. Non si è fatta però attendere la risposta del presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, che ha spiegato come la data dell'evento era stata scelta oltre un mese fa, prima dei fatti di Roma, aggiungendo che oggi più che mai, proprio alla luce di quanto accaduto nella capitale, sarebbe importante mantenere i toni bassi. Si sta facendo una polemica assolutamente inventata, perché l'individuazione della data da parte degli organizzatori, che è un'associazione culturale di Pescara, risale ai primi di settembre, quindi la concomitanza è del tutto casuale, fortuita. Che non è una manifestazione politica, è la presentazione di un libro su una figura storica di questo paese, cioè la moglie di Benito Mussolini, che non sta al Presidente del Consiglio valutare il contenuto dei libri, perché altrimenti il Presidente del Consiglio Comunale diventerebbe una sorta di censore. Io non credo di dover ricoprire questo ruolo, pertanto chi risponde ai requisiti previsti dal regolamento ha il diritto di utilizzare la sala consigliare, peraltro a pagamento, perché l'associazione ha anche già pagato la tariffa corrispondente. Se ci sono ragioni di ordine pubblico, che io non riesco peraltro a considerare appieno, ci sono delle autorità in questo paese deputate a intervenire, eventualmente a far slittare la manifestazione, ma la competenza non è mia. Credo davvero che faremmo bene tutti a tenere i toni bassi. Mi pare che di polemiche e di clima acceso già ce ne sia troppo in questo paese, quindi almeno chi ha ruoli istituzionali bene farebbe, ripeto, a versare acqua sul fuoco e non benzina. Non c'è nessuna provocazione, in realtà siamo in presenza della presentazione di un libro, come ho appena ricordato. Però il sindaco, mi scusi Presidente Antonelli, sì, proprio in questi minuti attraverso un comunicato stampa ha preso un po' le distanze da questo evento. Il sindaco può prendere le distanze dall'evento, ma l'evento non è organizzato dal Comune di Pescara, non è organizzato dall'amministrazione, tantomeno dalla Presidenza del Consiglio, perché altrimenti potremmo andare a verificare anche la concessione delle sale, come dire, di competenza del sindaco e della giunta, a chi vengono concesse queste sale. Non mi pare che sia questo il tema. Francamente, ripeto, io terrei i toni bassi e eviterei di fare una tempesta in un bicchiere d'acqua. Si attendono nelle ultime ore, cambiamo argomento, i risultati dei campionamenti nuovi effettuati dall'Art Abruzzo sull'acqua delle condotte di San Valentino. La presenza del Clostridium però causa per fortuna soltanto un problema gastrointestinale, anche se ha provocato tanti disagi e tanti problemi ai cittadini. Sentiamo. Qual è la situazione a San Valentino alla luce delle prime analisi, dei primi campionamenti che l'Art Abruzzo ha portato a termine in queste ultime ore? L'Art Abruzzo è riuscita tempestivamente ad individuare quella che era una presenza che, così come sospettavamo, ha causato i malesseri nella popolazione. Quindi grazie agli accertamenti analitici di questa agenzia regionale è stato individuato un determinato tipo di batterio che noi abbiamo immediatamente comunicato a tutti i soggetti interessati da questa vicenda. Siamo in attesa anche di conoscere la decisione che assumerà il Comune e anche l'ASL con riferimento alle loro competenze specifiche. C'è un rischio salmonella? Allo stato, dalla prima tipologia di intervento analitico, direi di no, ma non può essere escluso quando la serie di analisi sarà completa dal punto di vista sia microbiologico che dal punto di vista chimico. Speriamo che il quantitativo di acqua interessata sia circoscritto e che soprattutto la portata, la quantità di questa acqua interessata sia limitata in maniera tale che dopo la prima utilizzazione non ce ne siano delle ulteriori. È necessario reiterare in un arco di tempo le analisi, perché soltanto dopo una serie di analisi che riscontrano l'assenza di quanto già rilevato è possibile ritornare alla normalità. Siamo in attesa che vengano effettuati e vengano ritenuti necessari altri campionamenti, quindi vediamo la decisione dell'ASL che si occupa di tutto ciò che attiene alla salute umana e dopo noi faremo la nostra parte. Da quella che è la letteratura scientifica, da quelli che sono i risultati delle nostre analisi, possiamo ritenere che il fenomeno si limiti a qualche mal di pancia.
Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Teramo parlando di sanità, sulla riorganizzazione dei presidi sanitari provinciali. Scendono in campo la CGIL, CISL e UIL di Teramo che reclamano un nuovo ospedale DEA di secondo livello. Le sigle sindacali chiedono inoltre la condivisione della nuova rete ospedaliera, auspicando che i nosocomi di Giulianova, Atri e Sant'Omero restino operativi ed efficienti. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL di Teramo chiedono all'ASL di Teramo di programmare in tempi brevi un confronto in merito al futuro della sanità provinciale, coinvolgendo, oltre alle forze politiche, anche i cittadini e le parti sociali, per arrivare ad avere un piano strategico condiviso e che tuteli l'accesso alle cure da parte di tutti. Recentemente, infatti, il direttore generale dell'ASL, Maurizio Di Giosia, assieme al proprio staff, al comitato ristretto dei sindaci, allargato al sindaco di Giulianova e al presidente della provincia di Teramo, hanno discusso un piano strategico relativo al rilancio dei servizi sanitari, ribadendo la necessità di costruire il nuovo ospedale per garantire ai cittadini la giusta assistenza ospedaliera territoriale. Per i sindacati teramani è indubbio che la provincia di Teramo debba avere un nuovo ospedale con servizi potenziati, una strumentazione tecnologica moderna e un corretto numero di personale sanitario. Anzi, sostengono CGIL, CISL e UIL, in considerazione che questa provincia è l'unica in Abruzzo a non avere strutture private convenzionate, con posti letto per acuti ed erogando quasi totalmente servizi sanitari pubblici, il nuovo ospedale può e si deve candidare ad essere riconosciuto come ospedale DEA di secondo livello e non solo sulla carta. L'obiettivo è quello di avere nella provincia di Teramo una rete ospedaliera efficiente, efficace e soprattutto attrattiva per ridurre drasticamente l'attuale mobilità passiva e le liste di attesa per l'accesso alla diagnostica ambulatoriale. I sindacati uniti sostengono ancora che questo potrà essere possibile solo se gli ospedali di Giulianova, Atri e Sant'Omero saranno integrati nella rete ospedaliera provinciale, così come è fondamentale progettare un sistema territoriale e di prossimità, prevedendo attraverso i finanziamenti del PNRR di collocare le case della salute in tutti i territori della provincia, a partire da quelli sprovvisti di ospedale, in modo tale da garantire la giusta assistenza sanitaria a tutti. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele lancia l'allarme su un rischio che riguarda la perdita di 8 milioni di euro di fondi governativi destinati alla tutela del suolo nella nostra regione a causa questa possibile perdita del presunto immobilismo della regione. Sentiamo. Ci sono ben 8 milioni di euro sul tavolo e la Regione Abruzzo rischia di rimandarli al mittente perché è incapace di intercettare progetti utili da finanziare. Il mittente, in questo caso il governo, poiché i fondi sono quelli messi a disposizione dal piano Proteggi Italia, la manovra voluta dal Movimento 5 Stelle partita durante il governo Conte con l'obiettivo di contrastare il rischio idrogeologico, avviare un risanamento ambientale e la difesa del suolo. Ma nonostante le risorse a disposizione, oggi sembra che nella nostra regione sia tutto fermo. Il rischio di vedere persa anche questa opportunità per l'Abruzzo sembra più concreto che mai. Ad affermarlo è il vicepresidente della terza commissione agricoltura e attività produttive della Regione Abruzzo, Giorgio Fedele. Purtroppo il rischio è più che fondato, c'è una vera e propria spada di Damocle su tutto il nostro territorio. Il Ministero, anche attraverso interlocuzioni che ho portato avanti io in prima persona, ha dato un termine di dilazione che scadrà a fine ottobre. Se entro la fine di ottobre Regione Abruzzo, che è l'unica regione fra quelle italiane a non aver presentato neanche un progetto, pur essendo destinataria di oltre 8 milioni di euro per dissesto idrogeologico e difesa del suolo, non presenterà i progetti, questi soldi torneranno al mittente e a vantaggio delle altre regioni, perché ovviamente verranno ripartite nei loro confronti. Al danno si aggiunge la beffa, perché tra tutti gli enti che ho interpellato con mio accesso agli atti, almeno uno mi ha risposto. Tra i 5 consorzi di bonifica destinatari sono consorzi
consorzi di bonifica e comuni. Uno mi ha risposto, ed è il consorzio di bonifica Ovest, che mi ha detto che un progetto c'è, immediatamente esecutivo e cantierabile, da circa 2 milioni di euro e che opererebbe una manutenzione straordinaria nella rete di canalizzazione all'interno del Fucino, manutenzione che sarebbe la prima da quando praticamente Alessandro Torlonia ha realizzato quelle opere. Un'opera necessaria che mitigherebbe ed eliminerebbe molti dei problemi che annualmente, proprio di questo periodo, l'agricoltura subisce con gli allagamenti e i conseguenti danni, in un contesto che produce il 40% del PIL agricolo e che purtroppo non riceve la minima attenzione da parte di Regione Abruzzo. È qualcosa che come abruzzesi noi non possiamo assolutamente accettare. Ed ora apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie C, sarà Federico Longo della sezione di Paola a dirigere il match di sabato fra Pescara e Fermana. Tra i biancazzurri ancora in dubbio Drudi, mentre va verso un nuovo forfè Rizzo. Oggi prevista una seduta nel pomeriggio al Poggio, sarà sicuramente del match il giovane centrocampista Marco Pompetti, autore di un gol da antologia a Chiavari. Ascoltiamo. Per quanto riguarda il gol, sì, è stata comunque una grandissima gioia perché è il mio primo gol con il Pescara, è stato molto bravo Mike a darmi la palla, mi sono fatto trovare bene, comunque ho fatto diciamo tutto in maniera molto, molto istintiva, non ci ho pensato perché comunque per fare diciamo delle giocate così diciamo devi pensarci poco perché hai anche pochissimo tempo per decidere. Io ho ritenuto giusto e speravo appunto fosse la cosa migliore fare quello che ho fatto e per fortuna è andata bene. Ma sicuramente diciamo quando un giocatore deve star fermo dispiace sempre. A me quando diciamo ho avuto l'esito dell'ecografia fatta dopo la partita con il Montevarchi, devo dire che ci sono rimasto male perché comunque star fermo, star lontano dal campo, star lontano dai compagni non è mai facile e diciamo voglio dare sempre il mio apporto alla squadra. Per fortuna adesso sto bene, sono rientrato, sono molto contento per come è andata la gara. Secondo me anche sì, potevamo ottenere qualcosa di più perché comunque abbiamo fatto una grande gara in un campo secondo me molto difficile contro una grande squadra che diciamo se l'è giocata alla pari contro di noi ha dimostrato di essere un'ottima rivale, però comunque diciamo che possiamo essere più che soddisfatti per la prestazione, per il risultato comunque va bene, cerchiamo sempre di fare di più. Ma sicuramente diciamo che sappiamo tutti che per vincere comunque i campionati, squadre che arrivano fino in fondo e vincono i campionati sono squadre che oltre comunque a creare tanto, a fare gol, sono squadre che subiscono pochi gol. Sicuramente se vogliamo vincere, se vogliamo avere diciamo delle grandi aspettative da noi stessi, dobbiamo sicuramente migliorare, ma comunque siamo una squadra che creiamo tanto, portiamo tanti giocatori in avanti e per forza di cose diciamo come in tutte le cose ci sono i pro e i contro sono che quando magari ci spingiamo in avanti con tanti uomini magari rimaniamo un pochino più scoperti dietro e magari concediamo qualcosa in più agli avversari, però comunque stiamo lavorando bene anche a livello difensivo e il mister è molto bravo, ci sta facendo lavorare bene, sicuramente miglioreremo. In casa Teramo probabile forfè per Cucurullo, mentre sarà sicuramente assente Rosso. Viste le non perfette condizioni di Birrigea contro il Gubbio, il tecnico Guidi potrebbe far debuttare dal primo minuto Di Dio nel tridente offensivo. A centrocampo potrebbe riprendersi una maglia da titolare Mungo. Ascoltiamo invece ora il difensore Azio Osmanovic. Sentiamo. No, ma comunque noi sapevamo già, comunque arrivavamo dei risultati negativi, no? Comunque, però con le prestazioni c'eravamo sempre. Comunque sperando che dopo la vittoria contro la Viterbese ci siamo sbloccati, adesso siamo andati avanti pure così la seconda contro la Pistoiese, speriamo di continuare su questa strada. Allora, dico, ma poi eravamo così pure all'inizio, non è che ci mancava solo un risultato positivo, una vittoria ci mancava. Comunque secondo me pure all'inizio facevamo prestazioni di questo genere, molto aggressivi, molto importanti comunque come prestazioni, però come ho detto prima ci serviva solo quel risultato di sbloccare e di andare avanti, di continuare così, di avere più fiducia in noi stessi e di continuare su questa strada. Cristian, a destra, a sinistra, in difesa, ti manca solo centrale se dovesse servire? Comunque se dovesse servire non c'è nessun problema, pure in porta comunque. Comunque io sono sempre a disposizione del mister, poi mi fa giocare, io rispondo sempre presente.
Senti Cristian, secondo te dopo le prossime tre gare in una settimana si può avere un'idea di quello che può essere il campionato del Teramo in maniera un po' più definita? No, comunque noi pensiamo partita dopo partita, pensiamo adesso ci prepariamo alla partita contro il Gubbio. Pensiamo prima a questa partita, che è una partita veramente fondamentale. Comunque loro sono pure una buona squadra, comunque con una squadra molto aggressiva. Pensiamo a loro sabato e poi penseremo all'altra l'infrasettimanale. Essere tra virgolette il più esperto dei quattro dietro, come ti sei trovato? Comunque mi sono trovato, infatti all'inizio partita vedevo comunque che c'era Piacentini, c'era Rillo e c'era Bellucci, comunque mi sono visto e ho detto io posso essere più grande, ho detto poi comunque ci sono pure i giocatori che hanno giocato pure loro, comunque c'è Piacentini che ha fatto più di 4 campionati ormai che sta giocando in Lega Pro, comunque. Ci siamo aiutati. Ora la Serie D è durata appena 4 giornate. La gestione tecnica di Stefano Senigallesi a Nereto dopo la sconfitta di Tolentino e con un solo punto in classifica, la società ha esonerato l'allenatore marchigiano e lo ha sostituito con l'esperto Leonardo Bitetto, il quale cercherà di ripetere il lavoro positivo svolto lo scorso anno quando fu chiamato sempre in corsa e sempre da Bartolini al Giulianova. Ascoltiamo il neotecnico dei Vibratiani. Soprattutto in Abruzzo, perché questa regione mi ha letteralmente rubato, insomma, dopo aver passato degli anni a Giulianova, adesso affronto questa avventura qui a Nereto, nell'entroterra, dal mare al centro della regione. E la cosa è entrare in corsa è sempre un po' difficoltoso, anche perché noi tutti allenatori preferiamo sempre, no, cercare di dare da subito, anche durante la preparazione, una propria identità alla propria squadra, crearla. E forse è la parte migliore della stagione, anche perché lì non ci sono, diciamo, le pressioni sia della piazza ma soprattutto i risultati. Per cui entrare in corsa, è vero, l'anno scorso l'ho fatto e devo dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ed è lo stesso risultato del quale cercheremo veramente di poter usufruire, arrivare, perché quella della salvezza e uscire dalla parte bassa della classifica deve essere una nostra priorità. C'è tutto il tempo davanti, per cui credo che si possa con estrema fiducia si possa raggiungere. Ecco, con ogni probabilità avrà preso visione, insomma, delle partite precedenti della squadra. Quali sono state, secondo lei, le pecche di questa formazione? Vabbè, le pecche a volte sono partite iniziali. All'inizio il campionato non è mai veritiero, poi ci sono stati giocatori che sono arrivati pure in corsa, per cui sappiamo bene che quando arrivano giocatori alla spicciolata, gli stessi magari non sono prettamente subito pronti per affrontare gare importanti di campionato. Questa è una squadra che va amalgamata, soprattutto questo, che va amalgamata e che soprattutto veda come principale, così come la società, l'amministrazione, i tifosi qui a Nereto sperano si sono creati l'obiettivo soprattutto di fare bene ma salvarci. L'obiettivo di tutte le squadre e anche del Nereto è quella di poter arrivare con più uomini e il più velocemente possibile davanti alla porta avversaria. Lasciamo il calcio adesso per il volley femminile. Presentata ieri sera la nuova stagione agonistica della CETEAS Volley Montesilvano, l'esordio nel campionato di serie B2 per le ragazze di Gianluca Iachini avverrà sabato alle ore 18 al Palaroma di Montesilvano contro il Bari. Ascoltiamo le parole del tecnico al microfono di Sergio Zapparotto. Gianluca Iachini, si parte in serie B2 dove la squadra è tornata, ma è un primo impegno importantissimo contro il Bari, se ricordo bene, sabato alle 18 al Palaroma. Questo è l'appuntamento. Tu hai tanta esperienza, ma l'emozione c'è sempre. Sì, veramente è come se io personalmente avessi ricominciato da zero, perché mi ero fermato un po'.
torno in B2 dopo diversi anni, effettivamente un po' di emozione c'è. State facendo belle cose voi della CETIAS Montesilvano anche a livello strutturale della società? Soprattutto, a noi quello che interessa soprattutto è la struttura, strutturarci per un domani migliore, ma soprattutto per la città che merita quello che insomma merita palcoscenici ben diversi. Parliamo di ciò che a un allenatore interessa di più, che squadra hai tra le mani? Innanzitutto ho tutta la squadra dell'anno scorso e quindi questo è importante. Confermatissima, è importante per ripartire. In più abbiamo messo tre innesti, naturalmente tre innesti che non sono capitati per caso, li abbiamo scelti rispetto a certe caratteristiche, quindi anche per questo devo ringraziare la società perché assolutamente ha fatto tutto quello che bene o male ci eravamo prefissati. Li vogliamo citare velocemente, solo citarli così? Sì, c'è un nuovo attaccante, Valentina Soppelsa, che arriva da Oristano. Poi c'è una nuova palleggiatrice che è Marianna Ferretti, che l'anno scorso giocava a Teramo ma è del Giulianova, e poi c'è Olena Di Pietro, anche lei del Giulianova, un attaccante mancino che mi serve un po' per variare un po' le situazioni. In un flash, obiettivo salvezza o qualcosa di più? Subito la salvezza e soprattutto la stabilizzazione della categoria, perché è importante poi anche per tutto il movimento pallavolistico avere più squadre in questa categoria e oltre, anche per dare un po' di spinta a quello che c'è sotto alla base, e poi vediamo com'è questo girone che mi sembra abbastanza duro. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, il prossimo appuntamento è alle ore 19, buona giornata.